Questo programma è offerto da Buonasera Daniele Emanuelli, benvenuti alla 25ª puntata in stagione di Sport Up. Si è giocata ieri la 30ª giornata del campionato di Serie C, Girone B, che ha visto il Rimini ancora una volta uscire sconfitto da una trasferta. Questa volta la Fermana ha vinto il match acquisendo i 3 punti sul campo. Una giornata ricca di 25 gol, frutto di 3 vittorie interne, 2 soli pareggi e ben 4 vittorie esterne. Questa sera parleremo con i nostri ospiti per l'andamento in trasferta soprattutto del Rimini, toccheremo alcuni aspetti tecnici e dirigenziali e cercheremo appunto con i tifosi di affrontare al meglio questi aspetti. Vorrei ricordarvi il numero per interagire con noi, che è quello che vedete in sovraimpressione, il 33 60 94 299, ma prima di iniziare vado a presentare chi mi aiuterà nella conduzione, ovvero do la buona serata alla nostra Michelle Cola. Buonasera a tutti. Buonasera Michelle. Allora, partiamo subito nel presentare gli ospiti di questa serata. Ritroviamo dopo circa 2 settimane il nostro opinionista Renzo Baldisselli. Ciao a tutti, buonasera. Buonasera a te Renzo. Ritroviamo invece a distanza di circa un mese il giornalista Cristiano Cervara. Buonasera a tutti. E infine salutiamo il nostro tifoso opinionista biancorosso Emanuele Pironi. Salve, buonasera a tutti. Cara Michelle, con l'aiuto del nostro Stefano Papini io direi di passare a leggere i risultati e la classifica dell'ultimo turno, così iniziamo a analizzare con i nostri ospiti un po' i temi e mandiamo anche in onda i primi filmati inerenti a questa puntata. Prego. Ravenna-Fano 3-0, Verona e Feralpi-Salò 2-1, Sud Tirol-Gian-Erminio 1-2, San Benedettese-Vicenza 1-4, Triestina-Pordenone 1-2, Imolese-Renate 1-1, Fermana Rimini 1-0, Albino Leffe Teramo 1-2, Monza Pesaro 1-1. Andiamo a vedere la classifica sempre con il contributo del nostro Stefano Papini, vai pure Michelle. Pordenone 61 punti, Triestina 51, Feralpi Salò 50, Imolese 47, Monza 47, Sud Tirol 46, Ravenna 45, Fermana 43, Vicenza 40. San Benedettese 38, Pesaro 35, Teramo 34, Ternana 33, Gubbio 33, Renate 32, Rimini 32, Gian Erminio 30, Albino Leffe 29, Verona 29, Fano 29. E ricordiamo che si sta giocando Ternana e Gubbio, era l'ultima partita di questa 30ª giornata. Direi subito di andare a vedere il contributo filmato inerente alla sconfitta di ieri del Rimini in quel di Fermo. Sei una società sportiva e vuoi avere un campo da Serie A? Start & Green ti aiuta. Start & Green propone sui campi sportivi per la rigenerazione il seme Blue Top Overseeding, per il mantenimento del tappeto erboso il concime Turf 4. Start & Green è presente come azienda sul territorio romagnolo, online al sito semipratofertilizzanti.com o sui social, pagina Facebook Start & Green. Infine, disponibile per consulti telefonici gratuiti al 348 58 36 625. Mal di trasferta nelle Marche arriva l'11ª sconfitta in stagione del Rimini, ma questa volta la beffa ancora più maggiore. La partita di Fermo ricorda a tratti quella di Bolzano, con Scotti chiamato all'intervento super nel corso della ripresa. Dal relativo corner nasce gol partita di un Arturo Lupoli finito dal teatro della Serie A alle sabbie mobili della Serie C. Nel mezzo un'immediata reazione come la settimana prima, con un doppio palo colpito da Palma e Bonaventura che sanno di mala sorte. La classifica diviene preoccupante, la squadra specie in esterna paga ultimamente l'unica disattenzione di gara, ma nell'ordine vediamo
il match con le immagini fornite da Eleven Sport. Primo a fondo targato Fermana, da punizione battuta da Gian Donato, Lupoli si lamenta per una trattenuta in area di rigore. Il replay mostra più chiaramente l'episodio. Il direttore di gara fa segno in questo caso di proseguire. Fermana che si rende nuovamente pericolosa a calcio piazzato, Gian Donato squadella al centro, il rinvio della difesa biancorossa viene neutralizzato da Massini che deposita la sfera al lato. La replica del Rimini perviene dopo la mezz'ora con questa conclusione di Alimi che non c'entra il bersaglio. Squadra a riposo sullo 0-0. Al 51esimo arriva l'episodio chiave. Da punizione di Gian Donato, il tiro di Messina respinto da Scotti. Sulla traiettoria della sfera c'è Lupoli che chiama un intervento superlativo e il portiere che si rifugia in corner. Dalla bandierina la Fermana passa. Scotti ribatte il colpo di testa di Sperotto, ma nulla può questa volta sul tappeto vincente di Lupoli. 1-0 e quarto centro di stagione per l'ex Ascoli Treviso. Il replay ci mostra per l'appunto il gol che risulterà decisivo ai fini del risultato. Il Rimini subito il colpo trova l'immediata reazione. Passo minuto e Nava serve in area Palma che centra il palo alla destra dell'estremo di casa. Sulla ribattuta Buonaventura può ribadire in gol il pallone, ma centra un'incredibile traversa divorandosi a questo punto il pareggio. Al 75esimo il tiro dal limite di Sperotto viene bloccato senza problemi da Scotti. All'89esimo dall'angolo Nava colpisce malamente il pallone di testa. Speranze di pareggio che tramontano con questo tiro da dimenticare avvenuto dalla distanza. Mentre dall'altra parte in pieno recupero la Fermana va vicinissima al raddoppio con Vard Reiden. Apprezzabile lo stop ma non la conclusione. Fermana che comunque confeziona la vittoria riscattando la sconfitta dell'andata, dimostrando come la matematica sia a volte spietata. 18 gol all'attivo, valsi punti attuali in classifica. E a livello di matematica Rimini da stasera pesa come un macigno quel benedetto 1 in fatto di vittorie esterne. Il migliore, Scotti, torna a titolare a distanza di tempo, para qualunque cosa venga spedita in porta, palloni, lattine, fruttini, ma nulla può sulla zampata di Lupoli lasciato solo soletto davanti a lui. Proprio Lupoli è il migliore dei suoi, con questo Rimini gli avversari si trasformano da brutti a natroccoli in cigni. Lupoli di professione fa l'attaccante, ma 4 dei 18 gol dei canarini portano in questa stagione la sua firma. Allora, Cristiano, toglimi subito una curiosità. Perché in questa partita sono partiti titolari Buonaventura e Scotti? Ma direi che Buonaventura, l'impiego di Buonaventura è figlio sicuramente dell'ottimo secondo tempo giocato da Alex con il Gubbio. Credo che francamente una scelta diversa sarebbe stata incomprensibile. Poi è chiaro che non sempre le ciambelle vengono con il buco, eh? Purtroppo ieri Buonaventura ha avuto sulla sinistra un pallone d'oro, è andato a finire sotto la traversa, tra l'altro non si vede neanche molto bene dove batte il pallone sulla ribattuta, non so, nessuno ha protestato, probabilmente non c'erano dubbi sul fatto che non fosse gol, però è evidentemente che è un gol sbagliato, così come un gol provvidenziale lo aveva fatto una settimana prima. L'impiego di Scotti penso sia figlio invece di qualcosa di extracampo, non so, fosse successo qualcosa di non particolarmente simpatico al termine della partita con il Gubbio, all'uscita lì dalla porta Carraia, con i tifosi che erano lì di fuori, deve esserci stato qualche diverbio e forse Nava lo ha pagato così con il posto in squadra, però insomma obiettivamente dal punto di vista tecnico secondo me questo cambio andava fatto molto prima. Che tristezza, deluso da tutti, e dire che qualche anno fa, senza stipendi nell'ultima parte del campionato di Lega Pro, eravamo forse messi meglio, si applicavano di più, siamo cotti, purtroppo l'unica squadra attualmente con cui possiamo giocarcela è il Fano, senza giocatori di personalità non si va lontano. Ciao da Marco, dei quasi ex distinti. C'è molta amarezza, ci saranno anche due servizi inerenti un po' alle risposte da dare ai tifosi, in maniera educata ovviamente da parte nostra, perché qualcuno ci vuole insegnare il mestiere, ma questo non lo accetto ovviamente. Ho letto un po' oggi qualche post fuori luogo, soprattutto sui social. Allora, cari ragazzi, io direi andiamo a vedere l'analisi tattica di questa partita di Riccardo Giannini e poi con te Renzo e con te Emanuele voglio entrare proprio nel discorso Fermana-Rimini e poi pian piano ci avviciniamo anche alle risposte da dare per quanto riguarda il momento delicato della squadra biancorossa. L'approfondimento a cura di Riccardo Giannini.
Romagna Sport, il primo sito sportivo in Romagna. In tutto. Terza sconfitta consecutiva in trasferta con lo stesso risultato di 1-0 per il Rimini di Martini, che non vince da 4 gare. È un film visto più volte dai tifosi biancorossi. La squadra gioca un discreto primo tempo, ma costruisce e concretizza poco, per poi essere colpita alla prima disattenzione, come a Teramo e a Bolzano. Nella fattispecie Guiebre non marca Sperotto prima del tap-in di Lupoli. La reazione è immediata con un palo di Palma e il tap-in di Buonaventura respinto dalla traversa. Ma è l'unica vera occasione della partita. Non ci saranno altri tiri in porta verso l'estremo difensore Marco Antonini. Archiviata questa sconfitta, le prossime 4 gare per il Rimini saranno decisive. L'effetto Neri dovrà aiutare nel derby con il Ravenna. Seguiranno 3 gare all'apparenza alla portata: Virtus Verona in trasferta, Fano in casa, Albino Leffe fuori. La salvezza del Rimini passa dalle fasce, dalla potenza fisica di Guiebre e Calombo, che rientrerà nella prossima gara. Guiebre da recuperare sotto il profilo mentale. Afferma è stato il primo a essere sostituito assieme a Buonaventura, anche se Martini non aveva a disposizione altri esterni. Il rendimento di Guiebre nel 2019 è vistosamente calato, benché Martini lo impieghi nel suo ruolo preferito, esterno sinistro del 3-5-2. Capitolo Buonaventura, discreto movimento nel primo tempo, poi la rete sbagliata del pareggio, con quel tiro a pochi passi dal portiere battuto, dopo il palo di Palma, una clamorosa traversa, errore e sfortuna, un po' il leitmotiv della stagione del Rimini, che continua a cercare l'uomo chiave della prima linea. Volpe si è battuto con generosità, ma non ha lasciato il segno. La speranza è che possa recuperare dai problemi fisici e che l'effetto Neri possa farlo tornare protagonista nel derby con il Ravenna. Emanuele, dopo questa sconfitta come analizziamo la classifica in questa serata? L'altra volta abbiamo cercato di trovare un mezzo sorriso con il punto che aveva distaccato leggermente le altre dietro. Si è visto invece questa volta succedere il contrario. Stavolta il sorriso non si trova. Cioè, io penso che bisogna crederci fino alla fine, no? Sono frasi anche un po' scontate queste, cioè dobbiamo stare uniti, però alla fine della fiera questo è. Cioè, in questo momento qua immagino che tu avrai decine di messaggi, no? Dove la cosa da un punto di vista negativo è affrontata in mille maniere diverse. È chiaro che se andrà male, e guardando la classifica è facile che possa anche andare male, ma più che guardando la classifica, guardando l'andamento, diciamo, del campionato del Rimini. Perché in questo momento il Gianna vince in trasferta, cioè vincono un po' tutte, tranne noi, in questo momento forse il Fano. Le altre sembrano avere un passo diverso, sembrano comunque aver acquisito qualcosa dal mercato di gennaio, cosa che noi, almeno per ora, dimostriamo di non aver fatto. Allora cosa bisogna fare? In questo momento qui, secondo me, bisogna mettere un pochino da parte quelle che sono le rese dei conti che ci saranno eventualmente dopo il 5 di maggio. Adesso cerchiamo di stare vicini nel limite del possibile alla squadra e vediamo cosa viene fuori, perché tanto se ci mettiamo adesso a tirarci tutti quanti i peli nel naso, a dire io avevo detto questo e tu avevi detto l'altro, e allora la colpa è tua, no è sua, no è di quell'altro. Una persona credo che dovrebbe farsi avanti in mezzo a tutto questo bailam, il presidente. In questo momento il presidente avrebbe, a mio modo di vedere, il dovere morale di esporsi in prima persona, eventualmente fare il parafulmine, perché se ci sono stati degli errori, ovviamente tanti li ha fatti lui, non dico tutti, però sicuramente tanti saranno partiti da lì, e lui in questo momento è l'unico che avrebbe probabilmente il dovere di mettersi avanti e dire ok, sono qui, e fare il pacere, fare la prima mossa, certo, in modo che si crei una situazione abbastanza tranquilla che possa portare sino alla fine del campionato. Poi a seconda di come andrà, ovviamente dal 5 di maggio in avanti poi le vedremo delle belle, ecco. Speriamo di vederne delle belle, perché ce l'abbiamo fatta e discutiamo di come dovrà essere il futuro. Esatto. Dovesse andare diversamente ne vedremo delle belle in senso negativo, però adesso bisogna stare buoni, aspettare il 5 di maggio e cercare di arrivarci nel miglior modo possibile. Non è detto che Riccardo, che ho apprezzato molto nel servizio, parlava di prossime 4 gare come gare fondamentali. Le gare fondamentali possono essere anche le ultime due, perché le ultime due potremmo, tra virgolette, potremmo, perché non si sa a questo punto, però potremmo anche affrontare due squadre che magari non hanno più fame di punti per salvarsi o per i playoff. E sono le classiche partite che possono darti una mano arrivati a questo punto. Perché noi abbiamo, secondo me, stiamo dimostrando che faccia a faccia, schiaffi a schiaffi, pugni a pugni, le diamo a pochi e ne prendiamo tanti. E allora forse bisogna arrivare a quelle partite lì, quelle partite dove uno ha un po' meno fame
e uno per forza di cose ha una fame esagerata e allora lì qualcosa mangi. E magari prendiamo anche le bricioline fino a queste ultime due partite e puntiamo magari anche lì. Fino adesso non ci sta neanche dicendo bene, no? Nelle ultime partite, tanti pali, tante volte vicino al gol senza arrivarci. Anche lì magari basta che cambia un pochino quell'andazzo, arrivano le partite giuste e magari fai i punti giusti per salvarti. Anche se la squadra oggettivamente, guardando l'andamento delle ultime gare, guardando l'andamento delle antagoniste, guardando il rendimento proprio in senso stretto, potrebbe anche essere la sorpresa negativa a questo punto del campionato e affondare. Noi potremmo la sera del 24, dopo la partita col Vecchio Verona, potremmo essere tranquillamente ultimi. Cioè, non sto dicendo una bestialità, è possibile, abbiamo 3 punti sull'ultima in classifica, può succedere di tutto, in positivo e in negativo. È chiaro che noi dobbiamo cercare di fare, di creare le basi affinché se c'è qualcosa di positivo possa attecchire, perché se facciamo seccare tutto noi per primi, allora possiamo chiudere baracche e burattini, aspettiamo il 5 maggio, ma le cose difficilmente cambierebbero. La sensazione è un po' quello che tu adesso mi stai dicendo. Tra l'altro, le ultime due sfide a cui tu fai riferimento, la penultima è con la Vispesero, l'ultima sarebbe con il Renate in casa. Tra l'altro sono usciti proprio in settimana gli orari per quanto riguarda le ultime partite del Rimini. Ci sarà solo il sabato pre-Pasqua la partita con la San Benedettese, sabato 20 aprile alle ore 20:30. Il resto si giocheranno tutte di domenica in orari diversi, poi ve li comunicheremo settimana per settimana, perché altrimenti diveli tutti stasera poi fate fatica anche a ricordarveli. Renzo, arriviamo a te. Allora, tra poco arrivo anche a toccare i temi che riguardano da vicino i tifosi. Qui c'è una critica micidiale in questo momento, inerente appunto alla squadra, inerente alle prestazioni avute in esterna, anche in casa non sta convincendo il lavoro di Martini, c'è chi vorrebbe il ritorno di Leo Acori per le ultime partite. Insomma, cosa vogliamo dire di più? Ma io vedo il Rimini in grossa difficoltà. Dico questo perché forse ieri a Fermo non meritava di essere sconfitto, una traversa, un palo, però è troppo poco giocare 2 minuti. Io con l'amico Peroni sono d'accordo in parte, noi non dobbiamo sperare che Renate l'Avispesero ci diano dei punti alla fine del campionato, bisogna arrivare là già salvi, tranquilli, anche se adesso ci aspettano 4 partite dove veramente, come ha detto giustamente Riccardo Giannini nel suo commento, gare difficilissime che il Rimini secondo me non può assolutamente sbagliare. Tra l'altro scontri diretti anche per la salvezza. Ecco, detto questo, io adesso, ritornando al discorso degli allenatori Righetti, Acori e questo giovane Martini, secondo me c'è un po' di confusione, perché anche ieri è partito con Arlotti Bonaventura, mettendo in panchina un Candido, un Volpe, un Ciccarici, questo è il futuro, era la speranza dei Rimini. Un po' anche questi, perché secondo me anche i tifosi, sia Candido sia Volpe, stanno un po' deludendo le loro aspettative. Forse i tifosi da questi 2 elementi aspettavano qualcosa di più. Ma la cosa che io dico questo, noi vedendo le immagini sia con il Gubbio e ieri proprio a Fermo, prendiamo troppo gol la gioca da Fermo. 2 colpitori di testa, con il Gubbio uguale, un colpo di testa, gol. Ieri idem con Patate, ieri purtroppo Scotto dopo il suo rientro buono ha fatto il miracolo, però non è bastato al Tampin vincente. Vuol dire prendere quei gol simili su cross e colpi di testa, c'è qualcosa che secondo me Martini deve veramente lavorare. Una sconfitta, l'ho definita sulle pagine Facebook, Cristiano, quella di ieri come quella col Sud Tirol, da Polli, perché vai a vedere, vai a commentare, vai a fare la sintesi di quella partita, 3 tiri in porta nel primo tempo, 3 tiri in porta nel secondo tempo. Io potrei aggiungerti la sconfitta di Fano, la sconfitta di San Benedetto, dove addirittura la San Benedettese non tirò in porta se non su rigore al 3 minuti dalla fine, sconfitta di Meda con Renate, sconfitta di Teramo. Tutte sconfitte tutte per uguali, 1-0, tutte uguali, tant'è vero che voglio dire, ormai potresti tranquillamente, ogni volta che Rimini gioca in trasferta, potresti mettere in onda una trasmissione qualunque lunedì, perché quello tanto, che ho spiegato, ti giuro, quello sul giorno della marmotta è sempre quello. Cioè. Poi, scusate, ritornando al discorso di ieri, con questa sconfitta ci ha superato il Teramo
e ci ha raggiunto il Renate. E in questo momento si sta distanziando grave, anche il Guglia. Siamo un po' in difficoltà. Adesso speriamo di riprendersi, però io veramente vedo Martini in grossa difficoltà. Anche perché non vorrei che vada un po' in confusione. Però onestamente qualcosa c'è. Ecco. Cioè, sei sconfitte per 1-0 contro squadre che tirano forse in porta due volte in tutti i 90 minuti, significa che evidentemente qualche cosa si poteva fare di più. Il problema è che, non, cioè, a parte il discorso tecnico, che personalmente lo dico da luglio, che questa squadra è una delle più scarse che abbia mai avuto il Rimini a livello di Serie C, solo l'88-89 con ultimo posto 15 punti, era peggio di questa. Però il girone è stato sopravvalutato da tutti, me compreso, mi aspettavo avversari molto più forti e invece sono partite tutte giocabili alla fine. Tutto a portata di mano. Tutte sì. A portata, perché se il Pordenone, con tutto il rispetto, che ha già stravinto il campionato, lo metti nel girone A o nel girone C, secondo me fa fatica ad essere quarto, quinto. E paradossalmente se il Rimini era nel girone A sarebbe stato salvo con tutte le penalizzazioni che hanno avuto e con la radiazione del proprio accesso. Poi considerando i tre punti di Pordenone, perché adesso qui è stata una fortuna. Meno male. I 90 minuti in un campionato ci sta. Se togliamo questi tre punti, 32-3, 20. Oggi il Rimini avrebbe avuto 29 punti. Oggi era l'ultimo in classifica. Il problema è proprio di mentalità, capito? Cioè la mentalità di andare in trasferta per superare la metà campo, forse la prima volta dopo un quarto d'ora, poi magari ancora dopo mezz'ora, ma ragazzi, cioè, ma andiamoci a giocare la partita, cioè, voglio dire, alla fine gli avversari non è che sono dei marziani, ci proviamo, almeno proviamoci, è proprio una questione di mentalità, la squadra che non riesce ad andare in campo a giocare per vincere, non ce la fa. Chiudo. Domenica scorsa, dopo Rimini Gubbio, la nostra valente collega Giorgia Bertozzi fa una domanda al mister Martini, che probabilmente avrebbe voluto fare tutto lo stadio, cioè, ma ci si aspettava un atteggiamento diverso, no, in una partita che era da vincere a tutti i costi? E Martini risponde, ma chi l'ha detto che come col Gubbio in casa dobbiamo vincere a tutti i costi? Sì, quindi, Marco, questo, io l'ho avuto come giocatore quando ero ufficio stampa a Sant'Arcangelo, ti posso dire che è una persona così, è impulsiva, magari poi se ne pente anche di quello che dice, una persona assolutamente che può farsi l'esperienza giusta. Per carità, lui è un apprendista, in questo momento ha dei lavori da fare, riuscirà un giorno, solo che in questo momento, in questa condizione, secondo me servirebbe forse qualcos'altro. Cioè, non vedi una squadra che va in campo piatta, a parte le scelte tecniche che sono opinabili finché si vuole, ma proprio l'atteggiamento, non dico dal portiere all'attaccante, ma cioè, vanno in campo piatti per fare il compitino. Poi magari prendi il gol e 30 secondi dopo hai questa reazione furente che una settimana prima ti porta al gol di Bonaventura, ieri ti porta ad arrivare a un centimetro dal gol e poi finito lì. Quindi voglio dire, volendo, ce la potrebbero anche fare, ma perché non vogliono? Punto di domanda? No, spero di no, che non no, sia quel punto è di una battuta, ovviamente. No, io spero che non sia qualche blocco psicologico, lì, non lo so io. Cristiano, io spero che non sia. Perché? Perché? Perché questa paura di andare a giocare? Ma perché? Cioè, voglio dire, male che vada, perdi. Tanto perdi comunque, cioè, no, almeno. Comunque prova. Le strade sono due. Prova. O non ne hai, nel senso che pressione, atteggiamento, qualunque cosa tu ci metta dentro, comunque non ce la farai. Però vedi che oppure prendi il gol e reagisci. Pressione. Ma è un attimo. Però, oppure con la pressione qualcosa si riuscirebbe a fare. Allora la pressione chi la deve mettere? E la può mettere anche il pubblico. Prima Cristiano parlava di un episodio fuori dal cancello. Non è un bene che arrivi il pubblico a mettere pressione, perché poi sono cose che non si sa mai esattamente come vanno a finire. Come dicevo prima, secondo me la pressione dovrebbe metterla il presidente in questo momento. Cioè è lui che dovrebbe mettersi, erigersi a garante della pressione sulla squadra. Se la gente si arrabbia perché ha l'impressione, giusta o sbagliata che sia, perché magari è semplicemente incapacità, no? Non è a livello, cioè non è una squadra da Serie C, allora come dice sempre il mio titolare quando facciamo... quando prepariamo le procedure di collaudo per le schede, la dico perché è simpatica, noi avremo bisogno di metterci sempre poco tempo, no? Sì. Allora uno dice, a forza di pianificare con poco tempo, poi succede che ne metti troppo poco e hai tutti i rilevamenti sbagliati. Se io prendo una persona qualunque, gli metto una pistola alla tempia e gli dico adesso mi fai i 100 metri in 4 secondi, lui cosa ti può rispondere? Spara, perché tanto non ce la faccio. E lì è la stessa cosa. Questi calciatori, se non sono a livello
per vincere delle partite in Serie C, noi possiamo anche mettergli la pistola alla tempia e creare la pressione che cerchiamo di creare. Magari otteniamo quelle fiammate di qualche secondo e non otteniamo nient'altro. Oppure la pressione può essere utile e li portiamo a un livello che gli consente di esprimersi meglio e di vincere qualche partita. Però la pressione utile è bene che non sia deputata interamente al pubblico, perché ci sono devono esserci delle figure in società che sanno anche creare un attimino la giusta tensione per affrontare nella maniera giusta le partite. Essere professionisti è anche questo. Quindi se qualcuno ha l'atteggiamento, cioè se qualcuno da fuori ha l'impressione di vedere troppo svago, cioè poca concentrazione, poca cattiveria, solo cattiveria a fiammate, lì è bene che in società qualcuno si adoperi affinché la cattiveria si veda 90 minuti, perché ci dobbiamo salvare. E questo il pubblico ha il diritto di chiederlo. Io penso non sta che chiedendo gente, nulla. La gente adesso se è incazzata, ha già tutte le ragioni che si è. Poi, ritornando. Faccio finire di parlare, prego. Anche il discorso dei Rimini, forse come ha detto giustamente Peruni, la società probabilmente in questo momento ha anche le sue colpe. Questo l'abbiamo sempre detto. L'ha sempre detto, è chiaro. Ecco, non vogliamo ripetere, diciamo. Però onestamente adesso con il ruolo di Accori, in una città che veramente si trova in difficoltà, non ha grandi giocatori, mi mette al timone un tecnico che viene dal settore giovanile. Ecco, vuol dire. Non mi ha stagione, ha fatto il secondo. Se va bene, però l'esperienza manca. E Rimini, se andiamo manca a analizzare. L'esperienza, sono d'accordo. Sotto gli allenatori chi ha avuto? Righetti e Martini. Invece tutti gli altri di Serie C hanno avuto in allenatori, secondo me, una certa esperienza. Forse la mancanza anche qui. Oggi come oggi io non so come Righetti o Martini sappiano allenare questi giocatori, però veramente un allenatore di polso, secondo me, in questo momento a Rimini avrebbe fatto bene. E chi era? Cori? Ma no, Cori no. Forse un allenatore che probabilmente dopo tipo quello che ha dato già salvato il Cesena, il Sant'Arcangelo, il Cotrone, non so come le chiama. Agattino Cotrone. Cotrone. Allenatori di un certo equilibrio, di una certa importanza. Probabilmente questi allenatori costano, però onestamente, l'ho sempre detto, questa mia battuta, andare in un ristorante, mangiare bene e spendere poco, è difficile che le trovi. E Rimini, spendere poco e salvarti, è difficile, però speriamo che, come ha detto giustamente Peroni, che alla fine di aprile, il primo di maggio, il Rimini sia salvo. Però sono d'accordo che in questa competizione il Rimini sulla carta è una delle squadre più deboli di questo campionato. Ma questo si sapeva fin dall'inizio, noi abbiamo sempre detto che era una squadra, ripeto, ci sono 25 puntate con quella di stasera su YouTube. Non vogliamo ripetere sempre le stesse cose, no, ma ormai è verità. Ormai quando c'è stata la scorsa settimana ospite Tamai, l'abbiamo detto più volte, il budget è quello che è, che ha messo a disposizione il presidente. Lui Miracoli non ne poteva fare. Hanno puntato su Candido. Candido con Martini sta facendo panchina fissa, gioca qualche spezzone di partita. La colpa probabilmente non è anche detta mai. Anche lui spende quello, come dice te, giustamente il budget che ha. La colpa è complessiva, è quello che non riesce a capire il pubblico da casa. La colpa è di tutti lì dentro, è di tutti. Del presidente, del direttore sportivo, dell'allenatore. Righetti, quante volte ti ho detto lo scorso anno a maggio, dopo il casino che è successo nella partita contro la Coligiana, che non era la persona indicata, dopo i rumors che erano successi nello spogliatoio per guidare i Rimini in Serie C? Alcune cose se le sono anche cercate, però ripetiamo sempre le stesse cose e il pubblico non arriva a capire quello che noi diciamo dentro un contesto televisivo. Sembra che, se stai a sentire i tifosi, la stampa difenda Giorgio Grassi, ma non è così. Allora, infatti c'è proprio un servizio di risposta che volevo dare questa settimana in virtù anche della presenza ai nostri studi della scorsa settimana del DS Piero Tamai, così cerchiamo per l'ennesima volta, la 25esima stagione, di far capire un concetto preciso ai tifosi, sperando che poi, qui vedo già che ci stanno scrivendo parecchi da casa, possiamo discutere tranquillamente. Il servizio. IGF Fornitalia propone una vasta gamma di tutte le misure di macchine alimentari, forni pizza elettrici, impastatrici, stand di pizza, barbecue, griglie in pietra lavica, cuocipiada, mixer tritacarne, affettatrici e sfogliatrici per pasta e pasticceria. Siamo in località Pianacci a Pietracuta di San Leo. Potete consultare i nostri prodotti al sito www.igffornitalia.com o contattarci allo 0541 92 34 53.
Una tifoseria divisa tra la parte che accetta la gestione grassiana e l'altra che vorrebbe critica allo sfinimento. Ci chiediamo cosa comporterebbe questo, visto che molti tifosi iniziano a darci anche consigli in fatto di domande della serie fate anche voi parte del sistema. Ma quale sistema? Tale concetto è arrivato ai produttori del programma Sport Up, i quali ancora una volta ricordano alla tifoseria che questa trasmissione sportiva ha sempre riconosciuto pregi e difetti dell'attuale società e del personaggio Grassi e che soprattutto non ha mai percepito soldi dall'attuale società, neppure quando a spese nostre trasmettavamo in streaming le partite dei biancorossi, anzi semmai siamo stati penalizzati non poco. A presidente imputiamo l'atteggiamento irritante in certe conferenze stampa, una comunicazione fuori luogo che si è vista durante l'esonero di Muccioli e di Acori senza ricevere spiegazioni adeguate o nel primo caso anche non motivando l'esonero. Alla tifoseria non è piaciuto lo sfogo di Grassi il giorno della presentazione di Martini, quando costui affermò che se la situazione non sarebbe andata in un certo modo avrebbe venduto la creatura Rimini al primo che passava. Non è piaciuta la pubblicità fatta sulla vicenda del portiere del Liverpool, non è piaciuta per ultima la battuta riportata sui network nazionali tra i quali Striscia la Notizia. Insomma, non piace nulla del presidente. Facciamo prima dirla tutta la verità, perché è questo che vogliono sentirsi dire i tifosi, specie quando ha allontanato uno dei miti della tifoseria, un certo Leo Acori, in un modo poco adeguato a detta di molti. Allora ci chiediamo se la tifoseria abbia capito seriamente che i personaggi vanno e vengono, ma che il Rimini Calcio è la creatura da salvaguardare. A prescindere dalla presidenza, sarebbe bello poter proseguire a limitarci solo agli aspetti tecnici, anziché imputare colpe a una gestione dopo 10 anni di deficit finalmente trasparente nel bilancio. Poi i modi, i giocatori, le scelte del direttore sportivo possiamo chiaramente discuterne. Che la rossa sia stata fatta con un budget ristrettissimo si sapeva fin dall'inizio. Il presidente aveva dettato saggezza e tocco con mano in una categoria nuova chiamata professionismo. Un ringraziamento di cuore, di penne e di portafoglio a tre quarti della rosa e via a qualche investimento importante. Volpe una scommessa, vinta parzialmente, Candido non all'altezza della sua fama. Poi che fosse una squadra senza un bomber di categoria con tante negligenze è vero, ma nei nostri studi, sulle nostre pagine abbiamo sempre affermato di una rosa che potesse ambire ad una salvezza ritagliandosi qualche soddisfazione che è arrivata di rivero contro Triestina, Imolese e Pordenone, tre corazzate del girone. Per la sentenza definitiva aspetteremo il mese di maggio, ma se di sistema si tratta che ben venga il sistema più adeguato per la salvezza sul campo e per il proseguimento della Rimini Calcio. Questo servizio stavamo guardando anche le dirette questa sera che stanno andando in onda anche sui nostri social network Facebook, Sport Up e Calcio di Rigore. Tu hai detto prima, è vero, facciamo prima mettere praticamente una cassetta che va avanti per 25 puntate perché veramente, credimi, sono stufo, non ce la faccio più. Ieri ho letto delle inghiozzie su Facebook, ci sta la rabbia tua della tifoseria, spiegavo oggi ai tantissimi tifosi che è giusto quello che dicono, perché Righetti, Acori, Martini, qui nessuno sembra che ci abbia capito niente, la formazione era scarsa fin dal ritiro di Sant'Agata da Feltria, Bonaventura non andava bene, ha fatto gol col Gubbio, è diventato l'idolo, va fatto giocare sempre, cioè, voglio arrivare anche al lato tattico. Ci hai fatto caso, dato che comunque anche tu sei sempre lì allo stadio con me, che seguiamo le partite assieme, che elimini tutte le occasioni che crea in fase offensiva, le crea da destra a sinistra, al centro non c'è mai nessun giocatore pronto a tirare, l'unico forse che ci prova in linea centrale è Montanari. Anche questo è un handicap, non da poco, perché forse non c'è questo cosiddetto bomber tralasciando Bonaventura, Piccioni è un attaccante esterno, lo dico dopo 50.000 volte che l'ho detto, anche se qualcuno che segue Sant'Arcangelo continua a dire che è un fenomeno, glielo lasciamo pensare, eccetera, eccetera. Però insomma, non è che abbiamo detto dell'inghiozzio, o no? Cristiano, dammi una mano qui. Io ti do un dato che avrei voluto francamente evitare. Però no, ma dillo, dallo. Siamo all'11ª giornata di ritorno, sì. Ne aggiungiamo le ultime 4 del girone di andata, fanno 15 partite. 15 okay. Partite è quasi un girone. Secondo voi quanti gol ha fatto il Rimini su azione in queste 15 partite? 3. Bravo. T'ho preso? Bravissimo. Di cui 2 nella stessa partita di Pordenone, la partita che sfugge ad ogni logica, eccetera, eccetera. Un dato emblematico. Ditemi come si può pensare di ottenere un qualunque traguardo quando una squadra fa 3 gol qua in sua azione, in un girone, quasi in un girone. Cioè, ma questi non sono cose che, di cui ci si accorge ora. La squadra aveva questi problemi evidenti, palesi, già nel giorno di andata, c'era questa finestra benedetta, maledetta, di gennaio, dove si poteva porre una minima pezza e non lo si è fatto. Io dico, per dire, l'Albino Leffe ha preso un attaccante come Sasha Cori, che tu, non so se l'hai visto quando eri a Sant'Arcangelo, sì. Penso non sia Van Basten, però era in uscita dal Monza, se lui ha potuto permettere il Sant'Arcangelo qualche
anno fa, non vedo perché non se lo potesse permettere di eliminare adesso. No, no, ma ha risposto il budget. Guarda, ha risposto. Perché questo non no, ha risposto Pietro Tamai la scorsa. Ma tutte le domande che andavano fatte, magari la gente non le capisce queste cose qui perché sono state fatte, formulate con educazione rispetto a qualcuno che usa più polemica. È stato detto come mai non fossero stati presi addirittura anche, mi sfugge il nome, del giocatore Costantino. I budget era notevole, hanno chiesto cifre folli per venire a Sasha salvare. Cori anche? Anche Sasha Cori. Questi sono Robino state, Leff è... Queste sono state le cifre che ci ha riportato il DS, ci ha svelato tutti i contatti che ha avuto con i vari giocatori. Era impossibile per i budget che ha a disposizione i Rimini portare questi tipi di giocatori in quelli di Rimini. Cioè, il budget guarda, era quello di Pizzoni, cioè vengo gratis. Cioè, mi viene da pensare però questo. Scusate, anche Calombo però è stato più un ritorno perché non giocava nel voler ritornare a Rimini, mettersi a disposizione per il club biancorosso arrivato in prestito, eccetera, eccetera. Valerio Nava è stata un'opportunità di mercato perché è stata radiata la propria Cenza. Quindi sono tutti giocatori che a occhi croce sono arrivati quasi tutti a 0 euro. Palma è un giocatore, che non dico Palma, però il tipo di giocatore, il play basso davanti alla difesa. Che se arrivava già a settembre avevi già risolto mille problemi. Magari 4 punti in più, però con i se e con i ma andiamo da nessuna parte. Non andiamo da nessuna parte, sono d'accordo. E poi quello che è stato fatto è stato fatto e quello che poteva essere fatto non è stato fatto. Anche l'inizio di campionato, io onestamente, io l'ho sempre detto e sono convintissimo che il Buenaventura non è da Serie C. Anche lì hanno mandato via Ambrosini per tenere Buenaventura, ma onestamente tra Buenaventura e Ambrosini adesso fatica a ritornare a mancare il passato, ma alla parte tecnica tra i giocatori c'è un abisso tra l'uno e l'altro. Io avrei preferito tenere Ambrosini che Buenaventura. Io, è una mia idea personale, sono ruoli diversi, però onestamente oggi come oggi forse Ambrosini serviva però più di Buonaventura. Un giocatore come Buonaventura, che comunque adesso i gol in quei due anni, ok, eccellenza Serie D, li ha fatti, poi vedi che per la Serie C, per un motivo o per un altro, non riesce a ingranare, eccetera, eccetera, decidi che non fa il caso tuo, lo cedi a gennaio. Non lo fai giocare. Bravo, cioè, magari ne prendo un altro. Un mese non può più giocare. Lì è stato un errore che rispondevo anche oggi a un tifoso, di valutazione incredibili. Cioè, lì un dirigente deve dire al mister, lui non gioca perché se no non lo possiamo cedere. Punto. Ragazzi, poi dopo è chiaro che non te lo prende nessuno, ti salta un mese di campionato. Ma adesso io non voglio entrare in merito anche. A quel punto devi farlo giocare perché Buonaventura non è inferiore a chi è arrivato. Dai. Io non metto in dubbio le capacità di Tamai, ma però andando a prendere giocatori come quello da Romagna Centro, che poi adesso a novembre Cecconi e Piccioni, dove andiamo, voglio dire adesso? No, ma io ti continuo a dire che Pietro, come ha detto la scorsa puntata in questo studio, ha le sue responsabilità, ma ce l'ha tutta la società, quindi non è solamente imputare il dito. Sono pienamente convinto di questo. Però Renzo, perdonami, sono le cose che noi dicevamo l'anno scorso anno in Serie D. A me mi viene nervoso perché quando sentivo che dicevamo noi nei nostri studi che Righetti non era adatto per allenare in Serie C, andavi al bar di Rimini, cosa ti dicevano i tifosi? No, lui è di Rimini, devi lasciarlo stare, non lo devi toccare, tocchi a Cori, no, scherzi, lui è la leggenda del Rimini, non lo devi toccare, tocchi richiuti, no, per carità, lui è il nostro idolo, non lo devi toccare. Adesso i tifosi piangono perché dopo ieri c'è una depressione totale a livello di tifoseria. Non so, come diceva stamattina Emanuele nel post, se domenica riusciremo a riempire lo stadio, però questa è la realtà dei fatti. Quindi quando le persone dicono qui il problema, caro Manovelli, non è toccare i giocatori, veramente, che è toccare l'euro, il portafoglio, è lì la difficoltà. È il problema che l'ho scritto stamattina, se non c'era Grassi, qui Emanuele sicuramente potrà intervenire perché anche lui ha ricevuto delle risposte stamattina, se non c'era Grassi purtroppo le alternative erano un proprietario di un distributore di benzina e un croato che dopo che si è esposto in prima persona a Sant'Arcangelo è sparito dalla circolazione. E l'anno scorso i tifosi, lo ricordo, ma anche molti giornalisti, ed è qui che mi incazzo, perché quando c'è da dire la stampa le cose le dice, molti giornalisti, no, Meštrović doveva andare a prendere i Rimini, dove è finito Meštrović? Non si sa dove è finito, il Sant'Arcangelo sta andando in eccellenza, gli stipendi percepiti gli ultimi, ottobre-novembre dal Sant'Arcangelo, lo ricordo anche alla piazza di Rimini. Emanuele. Sì, Meštrović mi costò parecchio perché quella sera è stato abbastanza difficile. Mi fa anche ridere, e scusa se lo dico in diretta, mi fa anche ridere quei tifosi che avevano accusato a me di averti fatto parlare in negativo su Meštrović in questa trasmissione, che vengono a insegnarmi a me come fare il giornalista,
Mi avevano detto, no Emanuele non lo devi far parlare, adesso ti vengono a fare gli amici su Facebook, non si fa così, la vita non funziona così, bisognerebbe dargli lezioni di vita a queste persone. Beh, dai, quello è Facebook, va preso con le mani. No, però le cose Facebook, vengono a fare gli amici, a me non mi piacciono queste cose qui, però ti lascio rispondere, cioè, su Meštrović. No, ma io non ho, cioè, ricordo insomma, era non è l'anno scorso di questi tempi, era gennaio, mi sembra di 2018, gennaio. In cui sembrava fatta, in cui Meštrović doveva essere arrivato a Rimini. Esatto. O comunque passava da Sant'Arcangelo per arrivare a Rimini. E io fui l'unico in quel momento a dire, guardate certo, che dobbiamo anche andare a guardare chi è Meštrović. Non si trovava fonte che citasse quello che era la sua attività principale, questo è sempre un brutto segnale. Poi è anche vero, tu parlavi del proprietario della pompa di benzina, eccetera, eccetera. Questa società, lo stiamo dicendo, ha sicuramente delle responsabilità, però garantisce una stabilità economica, cioè esatto, tutti prendono lo stipendio e la situazione è tranquilla da quel punto di vista. Io, se questa società si fa da parte, e l'ho detto, è un mese che lo dico, io sono quella, secondo me quella conferenza stampa di gennaio di Grassi, esatto, è stato un po' come quando si ingrana la retromarcia. Esatto. Poi quanto dura la retromarcia, quanto dura la fase di uscita dalla società non si sa, perché potrebbe durare un anno, potrebbe durare un mese, potrebbe durare, non si sa. Però secondo me qui in questo momento lui nella sua mente non ha una prospettiva in avanti, ha una prospettiva in parcheggio, cioè sì, sta aspettando il momento buono per defilarsi. Tant'è vero, poi è una lui... mia idea, posso essere tranquillamente smentito, magari vengono anche degli investimenti, magari succede magari. Il contrario e decolliamo come un Boeing. Sì, ho letto che praticamente noi non abbiamo preso posizione perché sembriamo che se non ci sia Grassi qui a Rimini il calcio non possa andare avanti. Io sinceramente, giornalisticamente parlando, non mi va di raccontare i Rimini in eccellenza, perché devo raccontare i Rimini in eccellenza? Io spero che la società, magari anche con un po' di sacrificio, si possa salvare quest'anno. Poi se ad agosto non ce la fa Grassi e lascia comunque un bilancio trasparente rispetto ai suoi predecessori, che ben venga un Agnelli di turno che possa portare, promettere a Rimini una Serie B, una Serie C in pianta stabile. Come tutti speriamo. Però basta che diciamo che praticamente vogliamo assecondare. Ce l'abbiamo tutti con la società che ha sbagliato, no Emanuele? Ha sbagliato il mercato, ha sbagliato tutto. Alla fine della fiera quello che conta sono i risultati. Esatto. Quindi se in questo momento i risultati sono questi, è implicito che qualunque siano certo state le posizioni precedenti, contano i fatti, però, contano i risultati. Però bisogna avere... secondo me anche una società che abbia una continuità. Esatto, quello sto dicendo Renzo. È questo che voglio dire io. Giustamente come hai detto te, non è che non si sa se va via, se retrocede, lui va, sparisce. Infatti io ricordo ancora ampiamente quella battuta che mi ha fatto alla fine di dicembre. Ma lui guarda che lui è una persona che sa benissimo quello che dovrà fare, l'ha già detto, non ha l'aiuto degli imprenditori locali, lo so Cristiano, sto raccontando la cosa che sappiamo tutti, con tutti i presidenti che hanno detto e manifestato sempre questo problema che c'è a Rimi. Non c'è uno sponsor sulla maglia che non sia la sua azienda di proprietà, quindi è anche difficile fare calcio a Rimini. Stamattina ho scritto che c'è menefreghismo da tutte le parti. Vista andava in giro con la scritta COCIF. Però c'è menefreghismo. Non c'è nessuno neanche in Serie B. Non gli hanno fatto fare lo stadio, l'hanno mandato a Bellavista, pace all'anima sua, all'altro mondo, senza la possibilità di fargli realizzare lo stadio. La vecchia amministrazione comunale ce l'avrà sulla coscienza questa cosa qui. Mi auguro. Ti dico una cosa. A pochi chilometri abbiamo la Vispero, come diceva mente per una, 28 chilometri. Ferri è uno che ha le stesse possibilità dell'amico Grassi, però onestamente in tutti i giornali già si parla del futuro, ci sono avvicinati due grandi personaggi nel mondo turistico, nel mondo imprenditoriale, vuol dire danno una mano. A me c'è Rimini, qui non c'è nessuno, qui c'è menefreghismo. Probabilmente Grassi, ma da parte di tutti. Bisogna ammirarlo per quello che ha fatto, però sono pienamente convinto che Grassi da solo non ce la fa. Cioè, 70 anni di storia di successi di uno sport che non è il calcio, è il baseball, sono stati cancellati con un colpo di spugna di un delinquente che purtroppo abbiamo avuto la sfortuna di incrociare in pochi mesi e nessuno ha alzato un dito. Nessuno. Quindi, stessa cosa vale per il calcio, non è che il calcio viene privilegiato, quindi anzi se è possibile... Guarda Fano, il presidente Gabellini... Nella vista di Zangri nascono uno. Guardiamo anche Fano, al presidente Gabellini lo attaccano tutti i giorni, io leggo i giornali, le riviste del Fano, e Gabellini stanco di sopportare, però onestamente questi personaggi bisogna anche ammirarli, però Gabellini prima o poi lascia, perché purtroppo va detto che la Serie C è questa, e evidentemente se non ci sono le possibilità per fare la Serie C si va in Serie D. Sono d'accordo, non è solo semplice, e l'importante è che se Rimini deve retrocedere, il Rimini riparte, punto interrogativo, ci sarà un'altra società.
è sempre ripartito, dai. Vabbè, ce la vogliamo. Ormai siamo abituati. Va bene, ce la vogliamo con tutto il cuore. In 10 anni abbiamo fatto più dilettantismo che proprio. Però no, sono d'accordo, basta con questi fallimenti, perché basta, no. Più, dai, dilettanti, eccellenza. Le retrocessioni possono fare parte della vita di una squadra. Certo. Le ripartenze da zero no. No, sono d'accordo, ma questo la gente, stamattina io mi sono innervosito quando ho letto quelle cazzate, capisci? Perché la tifoseria deve capire queste cose qui. Non è che uno vuol sostenere Giorgio Grassi. Io sinceramente, per il mestiere che faccio, ma stessa cosa per la fede che ho, non voglio ripartire dall'eccellenza. Mi darebbe fastidio. Perché dovevo dare soddisfazione alla Vespesaro, al Cesena, eccetera, eccetera. La gente questa cosa qui non la capisce. Fai una trasmissione, vuoi bene a Grassi, ma che vuol bene? Tra l'altro non abbiamo preso neanche un euro da Grassi, questo ci tengo a sottolineare. Anzi, siamo stati penalizzati soprattutto per le dirette streaming. Allora, lanciamo la pubblicità, poi rientriamo, servizio su Tamai e sulla presentazione del Ravenna, prossimo avversario dei Limi. Pubblicità. Arredamenti è un'azienda leader nella progettazione e produzione di ambienti su misura per attività commerciali, quali hotel, bar, ristoranti, negozi, uffici e residenze private, realizzando sia opere parziali che chiavi in mano. Grazie all'esperienza maturata al fianco di grandi committenti internazionali, si propone come partner ideale per imprese e professionisti che operano nel settore del contract. Qualità progettuale, realismo operativo ed efficienza realizzativa. Vi aspettiamo nella sede operativa, zona industriale, via Giovanni Santi 18, Fanano di Gradara. Credi davvero che bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul da sempre esaltiamo la nostra bella Romagna nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa e le nostre pizze cotte nel forno a legna. Timbota, il nostro motto. Da sempre offriamo qualità. Siamo attrezzati di ampio parcheggio esterno e isola per bambini. Ristorante Brusarul, via Sant'Arcangiolese, Poggio Berni. Info 0541 68 81 80 o brusarul.com. IGF Fornitalia propone una vasta gamma di tutte le misure di macchine alimentari, forni pizza elettrici, impastatrici, stand di pizza, barbecue, griglie in pietra lavica, cuocipiada, mixer tritacarni, affettatrici e sfogliatrici per pasta e pasticceria. Siamo in località Pianacci a Pietracuta di San Leo. Potete consultare i nostri prodotti al sito www.igffornitalia.com o contattarci allo 0541 92 3453. Adriatica Funghi, leader in Italia nella produzione e distribuzione di funghi coltivati. La qualità dei suoi champignon viene garantita attraverso la certificazione di produzione integrata e il controllo di tutte le fasi della filiera, per garantire la qualità e la genuinità che solo Adriatica Funghi sa portare sulle tavole delle nostre case e nelle migliori pizzerie e ristoranti. Adriatica Funghi, primi in Italia nella certificazione di produzione integrata di champignon. Oleificio Pasquinoni, all'avanguardia nell'impiego delle più moderne tecnologie che, unite alla passione, l'esperienza e l'amore, danno vita ad un prodotto straordinario, Extra Eco. L'olio buono è di casa Pasquinoni. Una goccia d'olio buono è una goccia di vita che nutre e previene. Olio Pasquinoni, 50 anni di salute e qualità italiana. Società sportiva e vuoi avere un campo da Serie A? Start & Green ti aiuta. Start & Green propone sui campi sportivi per la rigenerazione il SEM Blue Top Overseeding per il mantenimento del tappeto erboso e il concime Turf 4. Start & Green è presente come azienda sul territorio romagnolo, online al sito semipratofertilizzanti.com o sui social, pagina Facebook Start & Green. Infine, disponibile per consulti telefonici gratuiti al 348 58 36 625. Da Oliviero, sconti fino al 60% su tutta la merce. Oliviero.it, la città dello shopping più grande d'Italia per uomo, donna, bambino, biancheria e oggettistica per la casa a Misano Adriatico. Tutto ciò che immagini, qui lo trovi. Oliviero.it, la città dello sport. Tutta l'attrezzatura, l'abbigliamento e gli accessori per lo sport. Oliviero.it, la città dello shopping. Misano Adriatico. Lo trovi anche online.
Romagna Sport, il primo sito sportivo in Romagna. In tutto. Allora, siamo nel rush finale di questa trasmissione, spieghiamo ancora l'appuntamento che abbiamo avuto lunedì scorso con i DS Piotamai qui nei nostri studi, facciamo un piccolo punto della situazione e poi andiamo a presentare appunto il prossimo avversario con il contributo di Paolo Monetti che è il nostro collega di Eleven Sport. Andiamo con ordine e partiamo con i servizi inerenti a Piotamai. Arriva, qualche secondo. Sei davvero che bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa e le nostre pizze cotte nel forno a legna. Ti imbota il nostro motto. Da sempre offriamo qualità. Siamo attrezzati di ampio parcheggio esterno e isola per bambini. Ristorante Brusarul, via Sant'Arcangiolese, Poggio Berni. Info 0541 68 81 80 o brusarul.com. Dopo Grassi, secondo imputato per questa tragica stagione dei Rimini, è il DS Piotamai, il quale ha pensato bene di allacciare i rapporti con l'Atalanta dell'amico Lele Zamagna per avere alcuni giocatori interessanti. Ma dopo l'esplora di Badi, gol vittoria con la Virtus Vecchio Verona e una buona prestazione di Marchetti alle solo di maglia biancorossa, molti giocatori sono usciti di scena. Il DS con pochi soldi è riuscito però a portare a casa Calombo, Valerio Nava, Palma e Piccioni dal mercato di riparazione invernale. Gli errori di Tamai dove sono stati? Una rosa troppo ampia, ma la gentilezza espressa con cuore, portafoglio e ringraziamenti di Grassi in primis l'ha dovuta pagare anche lui, con troppi doppioni all'interno della rosa, ad esempio vediamo fuori dagli schemi Cicarevic, ma lo era per i tifosi di questa stagione anche Alex Bonaventura, trasformatosi da brutto anatroccolo a Belcin dopo il gol del pareggio col Gubbio, osannato dalla tifoseria con relative pretese di titolarità, quando fino al giorno prima della sfida col Gubbio era stato per l'appunto messo in croce. La mancanza di un leader, di un regista a centrocampo, colmata solo a gennaio, la rinuncia all'idolo della tifoseria Scotti per ricevere un contributo minutaggio grazie alla presenza di Nava tra i pali, alcune scelte dettate dunque anche dalle entrate per mantenere un bilancio sano. Queste cose sono state più volte dette, ridette, stradette, ma quando non si vuole ascoltare è inutile parlare. Augurandoci che il Rimini possa salvarsi sul campo a fine stagione e augurandoci di dover far fronte solo e solamente al rettangolo di gioco con un calcio che possa proseguire in maniera pulita viste le tante penalizzazioni a corsi Serie C, la musica siamo sicuri che non cambierà, ma non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire la voce della verità. Questo servizio è visto, stasera tu sei al debutto televisivo, mi dispiace, non mi hai mai visto così infuocato, però veramente credimi, vengono qui gli ospiti e il tifoso vuol capire sempre quello che vuol capire lui, però credo che sia stata fatta anche lunedì scorso, tu non c'eri, giornalisticamente parlando, tutte le domande necessarie a Piotamai che più che riconoscere qui dentro i propri errori in fase di mercato, di costruzione della rosa, Emanuele ha chiesto anche come mai una rosa così ampia, erano 30 giocatori a inizio stagione, lui, caro Cristiano, ha risposto anche a questa domanda che poteva essere banale ma anche scomoda, quindi va riconosciuto e va dato atto anche che si è presentato qui. Speriamo di avere il benedetto presidente Giorgio Grassi che venga qui ad aprile, magari ci viene a dare lui la Pasqua prima appunto del sabato prepasquale contro la San Benedettese, speriamo, gli auguri di buona Pasqua, così almeno tagliamo la testa al toro, no, abbiamo lui. Aprile. Sì, tutte le domande, no, prima aprile no, che il pesce d'aprile, tutte le domande che li voglio rivolgere i tifosi. Cercheremo insomma di accontentarvi con questo. Stefano, lanciamo dalla regia, se no tu mi fai segno che mi vuoi tagliare, il Ravenna Calcio, la presentazione a cura di Paolo Monetti. Aon Arredamenti è un'azienda leader nella progettazione e produzione di ambienti su misura per attività commerciali, quali hotel, bar, ristoranti, negozi, uffici e residenze private, realizzando sia opere parziali che chiavi in mano. Grazie all'esperienza maturata al fianco di grandi committenti internazionali, si propone come partner ideale per imprese e professionisti che operano nel settore del contract. Qualità progettuale, realismo operativo ed efficienza realizzativa. Vi aspettiamo nella sede operativa, zona industriale, via Giovanni Santi 18, Fanano di Gradara. Domenica prossima allo stadio Romeo Neri si presenterà un Ravenna piuttosto diverso rispetto a quello del girone d'andata. La squadra allenata da Luciano Foschi è adesso meno dipendente dai gol e dalle giocate delle due punte, Nocciolini e Galuppini. È adesso meno continua nei risultati e nelle prestazioni, specie con squadre di medio-bassa classifica, e probabilmente il suo 11 iniziale sarà condizionato dalle numerose assenze, così come accaduto nella gara contro il Fano.
Il mercato di gennaio ha portato l'ottimo inserimento a centrocampo di Salvatore Esposito, che però rientra nelle già citate assenze. Fresco di convocazione con l'Under 19, il giocatore di proprietà della SPAL ha infatti riportato una frattura al piede che lo terrà fuori per almeno tutto il mese di marzo. Il modulo, quindi, sarà probabilmente il solito 3-5-2, con delle possibili variazioni sugli esterni o in qualche interno di centrocampo. Malè è rientrato da poco in gruppo e si gioca il posto con uno tra Martorelli e Trovade, il primo più incontrista, il secondo è invece una mezzala più tecnica e con i giusti tempi di inserimento. Il fatto curioso è che all'andata, al Bruno Benelli, è uscito l'unico 0-0 del campionato del Ravenna, le cui partite, specie da fine dicembre in avanti, hanno riservato maggiori gol e capovolgimenti rispetto alla prima parte di stagione. Bubi e Tenani in questo momento sono ferme sull'1-1. Andrei a vedere con te, Stefano, la schermata relativa al prossimo turno. Renate Albino Leffe, Almafano Fermana, Gian Erminio Gubbio, Tenani Molise, Pordenone Monza, Rimini Ravenna, lo ricordiamo ancora una volta, Ferrappi Salò, San Benedettese, Vispesaro, Sud Tirol, Vicenza Triestina, Teramo, Virtus, Venkop, Verona. Siamo addirittura d'arrivo, qui da casa ci scrivono: ma Piccioni è meglio di Buonaventura, Renzo? No, dai. Ma io sono due giocatori che secondo me non fanno entrambe per il Rimini Calcio. Ecco, lui vedi, Michel, lui è così, è telegrafico. Cosa vuol dire? Tanto Piccioni e Buonaventura hanno anche loro i loro limiti. Per me non sono giocatori da Serie C. E vediamo i risultati, lo dicono i risultati, Siamo non è che scopriamola qua calda. Siamo addirittura d'arrivo, caro Renzo. Allora, io partirei, grazie Michel di essere stato qui tra noi e di averci sopportato stasera. Grazie a voi. Ringrazio Renzo Baldisserri. Buonasera a tutti. Ringrazio Cristiano Cerbara. Ciao, alla prossima. E ringrazio ovviamente Emanuele Pironi. Buonanotte a tutti. Noi ci rivediamo lunedì prossimo a partire dalle ore 19:55. Buonanotte da Daniele Emanuele.